Presidente dell'Assemblea Legislativa delle Azzorre, Presidente della Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali Europee e Università proprio sulle prospettive sul futuro dell'Europa. Un saluto molto particolare questa mattina lo diamo a Monsignor Giulietti che ad un giorno e mezzo della diocesi di Perugia su molte questioni che riguardano la città di Perugia e la sua diocesi, ma anche in modo particolare la regione. E quindi grazie e buon lavoro a lei. Voi avete messo nel vostro documento della conferenza, e questo mio saluto sarà sia nella veste di presidente della regione Umbria, ma anche in modo particolare anche come membro del comitato delle regioni, a cui nel quale sempre abbiamo appeso anche una modalità di cooperazione e di collaborazione con la conferenza che rappresenta le assemblee legislative, voi all'interno del comitato delle regioni, ma il lavoro di interlocuzione costante con le finalità che la conferenza si pone delle assemblee legislative, di promozione anche del processo, soprattutto di integrazione, di cooperazione a livello e degli ordinamenti sono fondamentali, moltissimo la legislazione europea impatta pur nelle differenze ovviamente costituzionali dei singoli paesi, però moltissimo impatta con le azioni di governo ma anche con l'azione legislativa, che l'Unione Europea sia davvero efficace, riconoscibile e tangibile per i cittadini che vivono nei territori. E nel vostro documento non potrebbe essere diversamente, avete dedicato molta attenzione e riflessione anche delle prospettive dell'isolamento dei singoli paesi, l'incapacità a fare cooperazione, a condividere una politica comune sia per la difesa che la sicurezza, ma anche per l'integrazione e l'accoglienza e l'ospitalità, ma l'Europa saremo in grado di insieme creare posti di lavoro e inclusione sociale. L'Europa è sempre stato, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, sulla sua esperienza tragica della adesso, io mi devo mettere qui dietro e riprende, tu di dietro e riprende, facciamo quattro specchi. Questa che in questo momento di difficoltà dell'Unione Europea, in questo momento in cui si sente il bisogno di un nuovo afflato comune, è in questa direzione che deve andare la ricerca anche da parte di chi con le leggi plasma la coscienza dei popoli, non solo la recepisce ma la plasma, la ricerca di qualcosa come un continente che ha qualcosa di serio e di profondo in comune. Allora l'augurio è che questo passaggio di bastone tra le due presidenze sia davvero il segno di quei tanti bastoni che hanno accompagnato i pellegrini per le strade d'Europa, che hanno costruito la coscienza. Anche l'onore, ma soprattutto devo dire è anche in qualche modo il riconoscimento di un'autorevolezza che si è conquistata sul campo, ospiterà la seconda assise sulla sussidiarietà del Comitato delle Regioni che avrà luogo appunto in autunno e queste hanno portato a cabo questo risultato e ci auguriamo daquilo que é a União Europeia. Muito obrigada pela hospitalidade.
estou certa que fará um excelente trabalho em nome da CAVE, conseguindo também em nome de uma Europa mais coesa, mais solidária e mais unida. Gostaria também de deixar uma palavra ao Monsenhor Paulo Giulietti e dar-lhes parabéns também pela sua recente nomeação e pelas suas palavras também que todos nós temos que correr. Uma palavra também a todos os presidentes e vice-presidentes das Assembleias Legislativas e dos Parlamentos aqui presentes. Muito obrigada também por estarem aqui. Uma palavra aos professores e especialistas que hoje nos vêm falar da hipotermia, de passagem de testemunho, mas acima de tudo de partilha. Partilha de conhecimento e partilha de informação e de um trabalho que se quer também de conjunto. Desejo as maiores felicidades para o seu mandato e saiba que poderá contar com toda a minha disponibilidade enquanto vice-presidente da CAVE neste caminho conjunto. Agradeço naturalmente e mais uma vez a hospitalidade nesta bela cidade de Perugia, que o poeta Sandro Pena retratou da seguinte forma. Praticamente questa gestione corale unitaria, se vogliamo, dell'Italia a condurre la Camera in questo importante e difficile anno. La vostra presenza, come quella appunto della conferenza nella figura del suo direttore, della dottoressa Gaeta, ci confortano sulla possibilità di essere veramente quella squadra, quella rete che vorrà affrontare questa grande sfida con senso di responsabilità, con determinazione, ma con la consapevolezza di costruire questa Europa. Questa capacità di cogliere queste sfumature rappresenta una grande sensibilità, la sensibilità di cui ha bisogno anche l'Europa. Vorrei anche ringraziare qui, insieme al mondo dell'università, che come dicevo ci accompagnerà in questo percorso, non è scontato che una persona del suo calibro, una persona, un esperto di politica internazionale, un grande americanista, sono stata appunto eletta Presidente della Camera. Per me è stato un grande onore, un'eccezionale responsabilità, soprattutto per i tempi che l'Europa sta vivendo, difficili e mi permetto di dire decisivi per il futuro. Il processo di integrazione, norme che regolino i rapporti tra capitale e lavoro, sulla restituzione del diritto, sulla garanzia dei diritti sociali, sulla sostenibilità dello sviluppo. Presidente, al via l'anno di presidenza Umbro, da cosa sarà caratterizzato? Sarà un anno impostato sul tema dei diritti, lo abbiamo detto, lo abbiamo più volte ribadito, un anno logicamente in continuità con quello che è il programma della CALRE che va avanti da 20 anni, che ha un programma avviato, condiviso con le altre regioni europee sul quale vogliamo continuare. È indubbio che questo nostro impegno vedrà i gruppi di lavoro continuare in questa esperienza positiva di confronto, di ascolto, di condivisione di quelle che sono le istanze che vengono da ogni singola regione. Lo facciamo nella consapevolezza che ascoltarci, parlare tra di noi, cercare di portare al cuore dell'Europa quelle che sono le problematiche e i temi su cui ci stiamo interrogando nei singoli paesi, sia la forma migliore per costruire un'Europa della quale sentiamo la grande importanza. Questo è un aspetto, l'altro sicuramente il tema del futuro dell'Europa. Ce lo sentiamo dire, ce lo diciamo qui, siamo di fronte a un grande spartiacque, il futuro dell'Europa, la prossima scadenza elettorale dirà molto su quello che lasceremo in dote ai nostri figli e alle nostre giovani generazioni. Sappiamo e siamo consapevoli che l'Europa che oggi viviamo non è l'Europa che corrisponde al disegno dei padri fondatori, però forse con troppa facilità ci dimentichiamo che questa è l'Europa che ha garantito a tutti noi 70 anni di pace, una cosa su cui dobbiamo riflettere profondamente cercando di capire quali sono gli elementi su cui lavorare per modificare questo progetto, per cercare di renderlo più attuale alle contingenze dell'oggi e cercando anche di gestire quei fenomeni come quello della Brexit che tanta preoccupazione stanno generando.
Proprio a proposito di questo, Presidente, dentro la rete Carle ci sono delle regioni che fanno parte del Regno Unito. Esatto. Proprio considerati gli sviluppi della Brexit, come pensate di gestire questa situazione? Le dico subito che nell'ultimo meeting, quello delle Azzorre, nel quale io sono stata eletta, è arrivata una richiesta da parte di queste regioni di modificare il nostro statuto per permettere loro di rimanere in qualche modo all'interno di questa rete, perché la consapevolezza che uscire da un processo di condivisione, da un processo anche di partecipazione, ci riporta in un isolamento di cui non abbiamo bisogno e che non ci farà sicuramente crescere. Quindi questi sono gli elementi che, dicevo, in corsa ci si trova ad affrontare e sui quali vorremmo spendere tutte le nostre energie, quindi saldare questa rete di rapporti tra di noi, ma anche cercare veramente di riportare il sogno dell'Europa alle sue radici, alla sua creazione. E stamattina, nel corso di questo incontro, che esce un po' dal carattere formale del semplice passaggio di testimone tra la Presidente Anna Luiz, che è l'uscente, e me, abbiamo voluto fortemente partire subito con una marcia ingranata, e quindi l'aiuto dell'università che ci accompagnerà, della nostra università che ci accompagnerà in questo anno di presidenza, vuole da subito focalizzare alcuni temi sui quali intendiamo assolutamente lavorare, che sono poi temi che interrogano sull'Europa. E dicevo, appunto, annunceremo il nostro programma, non lo facciamo con nostalgia e con retorica, ma vi annuncio che abbiamo deciso di svolgere una delle nostre iniziative proprio nell'isola di Ventotene, lo faremo ad elezioni avvenute, quindi non ci saranno scopi di propaganda, ma semplicemente il bisogno e la volontà di ritornare veramente al cuore dell'Europa, dove l'Europa è stata pensata, sognata, in qualche maniera desiderata. L'anno scorso lo hanno fatto i nostri giovani e ci hanno lasciato un messaggio molto forte. Ecco, io faccio a tutti un invito di riflettere su quelle che sono le considerazioni che vengono da questo mondo, il mondo dei giovani, che ci consegna delle istanze alle quali non possiamo non dare risposte. E per l'Umbria, Presidente, questa presidenza che significato ha? Beh, sicuramente è un premio per il lavoro svolto già in Umbria, perché se sono stata scelta è perché l'Umbria ha dimostrato nel tempo, e voglio ricordare il lavoro della Presidente Marini in questa direzione, abbiamo dimostrato di credere in questa opportunità e di saperla in qualche maniera vivere anche per trarre dei benefici per la nostra regione. E quindi questo sarà un ulteriore momento di contatto, di confronto, di far conoscere la nostra regione all'esterno, di creare quelle relazioni che potrebbero avere anche una ricaduta sulla nostra economia. Questo doppio binario sicuramente sarà quello sul quale ci muoveremo. Grazie. Ok, grazie ragazzi.